If I hit the switch, I can make the ass drop. Stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Ehi là ragazzi, sono sempre io, il vostro di Core 25, ed eccoci qui per un nuovo video. Non so se ricordate, ma tempo fa feci la di Useless Button e in uno dei commenti Francesco Pellegrino mi commentò dicendo: prima o poi ti darò una mappa parkour da fare, così potrò vederti alla prova col parkour. E io, caro Francesco, ti ho anticipato, perché cercando un po' su internet mi è scorgiuta, mi è apparsa questa missiva dalla pagina Minecraft Italia che pubblicizzava questa nuova parkour map creata proprio adesso. Sono andato a vedere, l'ho scaricata e lì c'è scritto solo che è una demo. Quindi ragazzi, non vi prometto niente, questo è diciamo l'episodio 0. Non so se riuscirò a finire tutto nell'episodio 0, però questo è l'episodio 0 e la mappa è in costruzione. Info principali, leggiamo cosa c'è da dire il nostro creatore. Allora, creata da Mario Bros 94, che quindi fa bene a spammarsi, aveva vari contatti per aiuto, build o ingaggio team, vabbè. Non rompere nulla, non usare hack, non circuiti. Modalità comandi on, in comandi on corrono per un corretto funzionamento della mappa. Buon game, ok. Info livelli. Quando un livello sarà stato completato al 100%, comparirà sulla pedana per accesso ad esso un indicatore come questo. Quindi quando il completatore sarà completato, apparirà le particelle. E niente, ora torniamo allo spawn e cominciamo l'incazzagione con un livello parkour. Io non sono capace, in realtà, altare chrome, non so sinceramente cosa aspettarmi. Ma che dire, proviamo. Livello 1, via. Dovrebbe essere una cavolata. Ok. Ecco, sono già caduto, porca miseria. Perfetto. No, dai, cioè. Ok. Perfetto, ragazzi. I lingotti non so dove stiano finendo, vabbè, però. Qua. Segreto trovato, vabbè, ho trovato la cesta segreta, che poi tanto segreto non mi pareva. No, ma dai, non mi ha saltato. No, ma ha sprintato. Speriamo che questo livello 0 duri almeno un po', ragazzi. Non voglio fare un video di un minuto, due. Massimo. Ok. Livello 1 completo. Cioè, è già finito il livello 1. Ah, ok, si può fare anche il livello 2. Perfetto. Ho ottenuto 3 coins su 10, non so. Livello 2. Il primo mi è sembrato abbastanza semplice. Spero solo che lui non abbia avuto la malsana idea di fare come dei Useless Button, quella roba con... Perché sul serio veramente poi c'è il delirio. Scusate, ma c'ho la nuova tastiera e non mi trovo tantissimo. In un vlog poi ve la farò vedere che ho cambiato tastiera e mouse. E sono sempre... No, dai, perché va troppo avanti? Però per ora la mappa non mi sembra niente di che. Nonostante io comunque riesca a perdere come un idiotolo. No, dai, non so, ragazzi, quando vi condividerò questo video, perché ovviamente non voglio togliere spazio a Sinusia, che è la mia serie principale. Oh. No, dai, non è difficile, ma non riesco. C'ho troppa fretta. Troppa fretta, dico, stai calmo. Ok. Perfetto. Perfetto, dove devo andare? Di qua. Ok, ah. Perfetto. No, ma dai, dove sono caduto? Come un idiota. Comunque ho capito cosa sono quegli ingotti, ragazzi. Sono i coins. No, dai. Non so se l'avevo detto, ragazzi, ma la mappa su Minecraft Italia era chiamata Super Parkour, quindi poi non so se gli darà un nome definitivo più bello, però per ora chiamiamola così. No, dai, porca miseria. Nervosente proprio sta roba. È una cavolata, ragazzi, ma io ci sto mettendo 2 ore. Siamo appena a livello 2, figuratevi voi come sono messo bene. Perfetto. Se non faccio cavolate come prima, qua ce la faccio. Ok, devo andare qua. Ok, calmo. Perfetto.
Anche la porta è limitata, ovviamente. Ma io posso andare direttamente. Lì ci sono delle cose bonus. Allora io direi di andare prima su, ragazzi. Proviamoci. Prima c'è un coins qua e poi c'è una stanza bonus. E non ci vado nella stanza bonus. Ci riprovo. Vai. Energico. Ok, credo si sia messa a piovere fuori. Non c'è un checkpoint, ragazzi, è quello che è snervante. Ok. Perfetto. Sì, si è messa a piovere. Decisamente. Ok. Ma no! Ok, ragazzi, non me ne frega niente, voglio arrivare a vedere cosa c'è là. Pur di rifarlo 10 volte. Ok. Ah, ho completato il livello 2. Eh no, allora ci devo andare di nuovo. Perché voglio scoprire cosa c'è là sopra. Perché non sono andato in quella porta. C'era di sicuro il bonus. Proviamoci tutto in una steccata. No, ok. Proviamo di nuovo. Ok, ragazzi, siamo qua dalla porta. Porca miseria. Devo essere velocissimo, proprio una roba. No, dai, lo devo prendere quella cesta, ragazzi, non me ne frega niente, pur di star 20 minuti qua. Devo fare però i complimenti, ragazzi, al creatore, perché può sembrare fastidioso, ma io devo dire che invece questa monotonalità, sì, con un po' l'azzurrino dei fari, non mi dà per niente fastidio, anzi, la monotonalità di colore per me aiuta molto, non dà fastidio. Il fatto di fare tutto di un colore. Ok, proviamoci di nuovo. Deve essere una roba velocissima. No, quasi. Non sono velocissimo a girarmi col mouse, quello è il problema. Vabbè, sono caduto. No, ci devo riuscire. Non me ne frega niente. Ok, no, porca miseria. Dai, cavolo. No, devo al volo praticamente aprire la chest. Ma è quasi impossibile, ragazzi. È una roba difficilissima, vi giuro. Sì, che ce l'ho fatta. Non me ne frega niente, adesso mi butto. Adesso però dovrei ritornare su. Vabbè, adesso lo rifaccio, ragazzi, e completo il livello per fare la scritta completato. Se no non so come uscire da qua. Magari ci riusciamo tutto. No, niente. Ok, completo, poi ci vediamo direttamente nell'arena. Ok, ragazzi, ci sono. Perfetto. Ho finito il livello. Ok, direi adesso proviamo a fare il livello 3 e non lo so, poi vedrò io quando tagliare. Ok, questo è tutto marrone, ma boh, mi sembra niente di che. Aspettate. Sì, vabbè, non mi sembra niente di che, non riesco a farlo. Ok, così. Ok, un coin si è raggiunto. No, qua non c'è da fare niente. Devo solo andare dritto. Oh! Adesso presumo che devo andare qua. Niente. Devo ritornare giù. Ok, riproviamo, ragazzi. Ah no, devo andare dall'altro lato per forza. Scusate. Ah, qua c'è. Sto valutando se ci sono altre vie. No, l'unica è quella. Vabbè, ragazzi, c'è. Sono caduto. Ci sono due blocchi, quindi posso prenderla in corsa per andarla. Ecco. Salto bruttissimo, proprio pessimo. Ah, ho capito, forse devo farlo tutto di corsa. Tutto in un unico sprint devo fare. Se me lo prendesse lo sprint, porca miseria. Ok, ragazzi, prendiamo la rincorsa, proviamoci. Ma no, no, eh no, l'avevo toccato. Vabbè, allora secondo me è possibile, solo che è difficile, ragazzi. Io vorrei farlo tutto in sprint, ma lo sprint mi si dimezza dopo, cioè non so perché.
No, vedi, si dimezza lo sprint, cioè faccio lo sprint, faccio il salto e poi lo sprint si azzera. Eh no, è incredibile, non ci riesco. L'unico è fare un altro sprint, ragazzi. Eppure a me fa strano che ci sia quest'altro serie qua a fianco, che non serve a niente. Ok. Proviamoci ancora. Proviamo a stare sul bordo e a prendere una rincorsa. No, non ci riesco, ragazzi, è una roba incredibile. Ragazzi, proviamo in diagonale, così magari si prende uno sprint migliore. No, non ci si riesce proprio. Incredibile, ragazzi. L'unica è provare a farlo. No, incrociato è impossibile. Ma può essere, non si sa mai. Oh, però incrociato ci si va più vicino, ragazzi. Quindi non si sa mai. Ok, ragazzi, ci dobbiamo provare per forza. Non so come ci riusciremo, ma ci dobbiamo riuscire. Proviamo a prendere una. No, porca miseria. Sono convinto che questa cosa del diagonale funzioni, però. Ok, ragazzi, proviamo con una bella rincorsa. No, devo provare a saltare all'ultimo secondo. Ci si deve riuscire per forza, perché non può essere impossibile. No, no, ho failato il salto. La cosa che mi perplime di più è perché ho fatto questa seconda strada. Boh, veramente non ho idea. Non è che magari la seconda strada è la via giusta per saltare. Allora qua, incredibile. No, non ci arrivo, non ci riesco ad arrivarci. Ok, ragazzi, fatto, fatto. Non facciamo errori ora. Cos'è che attiva questo? Ok. Perfetto. Dai. Ok, ragazzi. Perfetto. Ok, ragazzi. Va bene. Perfetto. Livello 3 completato. Ora non so, livello 4 vedo che non è sbloccato, non lo so, vediamo cosa si dice. Sbloccato obiettivo, arriva più lontano possibile per ottenere molte monete, accetta. Proviamo. No, non mi fa accettare il minigioco, ragazzi. Guardate, non me lo fa accettare. Proviamo livello 4. Ah, ok, ragazzi, fine mappa demo. Come vi dicevo, questa era Super Parkour. Come vi dicevo, era una demo e da quello che vedo sono 12 livelli. Sala trofei, vediamo cosa dice. Non lo so, ci facciamo un giretto. Primo segreto trovato. Poi qua non ce ne sono altri. Si vede che gli altri poi non l'ho trovati. Comunque è davvero una bella mappa. Devo fare i complimenti al creatore perché ha fatto veramente una bella cosa. Anche tutto l'ambiente qua, la sala trofei, è tutto veramente ben curato. Poi è sempre bello vedere delle mappe fatte dagli italiani. Quindi questa era la sala trofei. Abbiamo visto che ho sbloccato solo il primo segreto. Torniamo all'arena. Credo che sì, questa è l'arena. Altare Kram, non so cosa sia. Comunque ho completato i primi 3 livelli e il quarto mi dice che è finita la demo. Quindi ragazzi, per questo breve video su una parkour map è tutto. Come dicevo, ho anticipato quello che Francesco voleva farmi fare e l'ho bruciato sul tempo realizzando, cioè cimentandomi in una parkour map prima che lui me la desse. Quindi spero che il buon Francesco, ma anche voi, rimaniate soddisfatti da questa mia prima parkour map. È solo una demo, se uscirà poi la mappa definitiva cercherò di informarmi, vedrò se uscirà la mappa definitiva, magari la faremo. Ovviamente riprenderò dal livello 4 se si può, se no, se non si può, farò tutti i 3-4 livelli e poi direttamente al 4. Quindi ragazzi, per questa prima parkour map è tutto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi. Supportate questa e tante altre serie. Questa era una mini serie, cioè è durato l'episodio 0, quest'era. Abbiamo raccolto 8 coins su 10, non so se nei 3 livelli ce ne fossero 10, però io questi ho trovato. Comunque, per questo video è tutto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi, condividete il video se volete,
commentate qua sotto dicendomi la vostra. E da Dicore25 è tutto, e good luck ragazzi, ciao ciao.